Funziona ancora la cura Simonelli per la Nocerina che, tra le mura amiche del San Francesco, batte 2-0 i laziali del Lazio, allenati dall'ex Siena Gaetano D'Agostino. Lo stesso D'Agostino è costretto ad affrontare la grana infortuni per i suoi e porta soltanto 18 calciatori a Nocera, schierando Rizzaro tra i pali, Ivone, D'Amato, Ferrari, Mazzei, Puccino, Ceccarelli, Santarelli, Bernardotto, Giampaolo e De Vivo. Mister Simonelli invece ritrova Amato tra i pali e schiera Vitolo, Santa Maria, Pomanti e Cacace in difesa, Coppola, Milani, Di Pietro centrocampo, Noman, Alvino e Siclari in attacco. A partire a razzo, come da copione in questo campionato, sono i Molossi, che al settimo minuto già trovano il gol. Azione tutta di prima dei rossoneri. Noman da destra la mette in rovesciata centrale per Milani, che a porta vuota deve solo insaccare. 1-0. L'azione degli ospiti arriva soltanto 10 minuti dopo, con De Vivo che dalla distanza prende l'esterno della rete. Al 19esimo ancora Nocerina pericolosa, 1-2 tra Noman e Siclari, quest'ultimo la stoppa egregiamente e calcia di collo, la palla però termina ampiamente a lato. Al 28esimo è ancora la Nocerina a provarci, Santa Maria la crossa da sinistra per Siclari, il quale colpisce di testa ma la palla si stampa sul palo. Al 43esimo c'è l'occasione d'oro per Lanzio. Lancio per Siclari che viene fermato in fuorigioco. Punizione battuta subito, contropiede degli ospiti, i quali ci provano con Giampaolo che però prende la traversa dopo un grandissimo tiro al giro. Al 45esimo ci prova ancora Lanzio che, galvanizzato dalla traversa di Giampaolo presa qualche minuto prima, ci prova ancora con Santarelli, il quale tira a giro ma la manda sul fondo. Difatti questa è l'ultima azione del primo tempo, dopodiché il signor Mezzalida di Varese manda tutti a prendere un tè caldo. Nel secondo tempo cala d'intensità la Nocerina, ma mantiene comunque il pallino del gioco. Al 52esimo Siclari ci prova in rovesciata, ma viene murato dalla difesa del Lanzio. Ancora Molossi pericolosi due minuti dopo con Daniele Noman, il quale però la colpisce male di testa e la manda alta. Al 56esimo, occasione d'oro per Simone Milani. L'ex Lazio si imbola in aria dalla sinistra e a tu per tu con Rizzato si fa penalizzare da quest'ultimo, sparandogliela addosso. Tra il 60esimo e il 65esimo è Lanzio a rendersi pericoloso. Prima con un tiro di Ferrari, parato senza problemi da Amato, dopo un disimpegno sbagliato alla Nocerina, e poi con un colpo di testa di Giampaolo che termina sul fondo. Al 70esimo però è l'apoteosi Molossa, Beppe Siclari, in un'azione simile a quella di Milani, avvenuta 10 minuti prima, si imbola in aria e trafigge Rizzato per il 2-0 Molosso. Tentativo serie del Lanzio al 73esimo che ci prova ancora col solito Ferrari, il quale però la calcia alle stelle. Sul fine di gara ci prova ancora la Nocerina, a solo di Papini che entra in aria, vince qualche rimpallo e ci prova in rovesciata, palla però di poco a lato. All'89esimo è l'ultima occasione per Lanzio che ci prova con Pettinari, il quale però non impensierisce Ciro Amato. Terzo risultato utile consecutivo per la Nocerina, che sale a quota 21 in classifica, raggiungendo così Gravina e Bisceglie, complici anche i pareggi odierni di quest'ultime due.